Oggi prima giornata di colori d'inverno. Che cosa significa il ritorno di questa manifestazione e la ripresa dei tradizionali mercatini di Natale? È un'emozione enorme, soprattutto per me che come sindaco ho appena passato 21 giorni di quarantena. È un'emozione enorme perché significa la ripartenza non solo di Follina, ma la ripartenza a una vita normale che auguro a tutti i miei concittadini e che vogliamo arrivi il più presto possibile. Questa iniziativa dei mercatini vuole significare questa volta proprio questo. Ripartiamo e cerchiamo che con un po' di accortezza da parte di tutti riusciamo pian piano ad arrivare alla nostra vita normale che avevamo prima. Ma oggi, oltre al taglio del nastro di questa manifestazione, si festeggia anche un riconoscimento da parte del Touring Club. Ce lo può spiegare? Sì, non è stata sicuramente una passeggiata riuscire ad ottenere questa bandiera arancione da parte del Touring Club, perché durante tutto quest'anno siamo stati così ospitati in incognito dai tecnici e dai rappresentanti di questo ente che ha delle regole severissime. Bisogna riuscire a soddisfare tutti quegli accorgimenti e tutte quelle principi che fanno parte appunto dell'ente, e ci siamo riusciti in pieno. Avevamo una grandissima voglia di riuscire a dare questa bella notizia e di dare questa bella notizia soprattutto ai miei concittadini, perché con questa assegnazione della bandiera arancione dopo i borghi più belli d'Italia e dopo la città Slow abbiamo la possibilità di offrire una offerta turistica a 360 gradi. Il Follina oggi riparte, ma Follina è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. A livello generale, qual è il rilievo per il territorio, il concetto di ripartenza e titoli come quelli che verranno festeggiati oggi? Beh, è un importantissimo titolo perché permette al territorio una grande valorizzazione turistica e non gastronomica e permette un riconoscimento a livello italiano, ma non solo, forse anche internazionale. Ci permette di poter dare un grande valore e quindi far sì che questo bellissimo territorio e questo paese Follina con la sua abbazia possa essere riconosciuto a livello italiano e quindi portare, diciamo, un valore aggiuntivo a queste bellissime terre. Qual è l'augurio che lei fa a Follina e in generale a tutto il territorio? Beh, questo è un momento importante, l'augurio di passare innanzitutto questi giorni che hanno da divenire verso il Natale con le nostre comunità, le nostre famiglie, cercando di essere protetti perché abbiamo ancora numerosi casi di coronavirus e dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione andando verso la terza vaccinazione, in particolare per le fasce deboli e soprattutto per le persone che ancora non sono vaccinate. Io faccio un appello. Questo è il momento della vaccinazione, è l'unico modo per poterci proteggerci anche dalle nuove varianti che possono colpire qualsiasi persona. E ricordiamo tutti quanti che ha ragione quel ministro della sanità tedesco che dice che alla fine dell'inverno o saremo tutti vaccinati o saremo guariti o se no, chiaramente, vi saranno molti, molti morti. Quindi veramente dobbiamo continuare con la vaccinazione, è l'unico modo per poter uscire da questa terribile pandemia di coronavirus. I mercatini di Natale a Follina riprendono a vivere, ma Follina è anche bandiera arancione del Touring Club. Per voi dell'Associazione UNESCO, che significato hanno queste vittorie del territorio? È sicuramente significato molto importante e oggi è anche un'occasione per fare le congratulazioni appunto al sindaco, al vice sindaco e all'amministrazione comunale proprio per questo ennesimo riconoscimento che hanno avuto per Follina, che è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi quello del Touring Club italiano. È chiaro che per noi, considerando che le colline devono diventare un punto di riferimento per il turismo, è un altro elemento aggiuntivo che ci dà un grosso valore aggiunto, per cui veramente siamo felicissimi di poter essere anche oggi qui per l'inaugurazione dopo il periodo del Covid di un mercatino che era una tradizione per Follina. Ci può già anticipare qualche progettualità della vostra associazione per far sì che il territorio tenga altre vittorie come questa?
Ma sicuramente tutta la promozione che nei prossimi mesi faremo anche a livello internazionale, non voglio dare anticipazioni, ma avremo presenti sul territorio, diciamo, delle importanti truppe internazionali che ci consentiranno di far vedere il territorio in modo direi encomiabile. E ricordiamo anche il prossimo anno il passaggio del Giro d'Italia, che è estremamente importante non solo perché si tratta di uno sport che i veneti vivono con grande passione, ma anche perché ci porterà veramente in tutto il mondo ancora una volta come l'anno scorso. Per la Regione Veneto che cosa significa la ripartenza del territorio e la vittoria di un riconoscimento come quello del Touring Club Italiano che è stato dato a Follina? È un riconoscimento fondamentale quello che abbiamo visto dare a Follina con la bandiera arancione del Touring Club, ma soprattutto è l'esempio di come il nostro territorio sta ripartendo nonostante il periodo difficile. Nonostante questa pandemia che non molla, vediamo comunque che i nostri comuni tornano a vivere e tornano a vivere questa atmosfera natalizia che sicuramente fa molto bene al morale. Bisogna però ricordare che l'emergenza non è finita e, come ho voluto ricordare nel mio discorso, dobbiamo anche ricordarci tutti quei medici, quegli infermieri che passeranno le feste di Natale in ospedale a curare i nostri veneti. Penso che un pensiero, un abbraccio vada soprattutto a loro. Un augurio che vuole fare il territorio? Di rialzarsi il prima possibile e di tornare a vivere queste feste in maniera serena con la famiglia, non pensando alla pandemia e all'emergenza che speriamo passi presto.